Oggi è arrivato il grande giorno. Parto per Milano e ci resto e non torno più. Sto scherzando. Devo andare a fare un esame, una angiografia, mi bucheranno l'arteria femorale. Simpatico, eh? Però devo farlo, per cui oggi il viaggio verso Milano. Ultimo cibo prima del digiuno. 4 ore almeno di digiuno prima dell'esame, per cui chef service ci offre il mio ultimo cibo prima delle 5, immagino, di oggi pomeriggio. Quindi 4 ore prima dell'esame, poi c'è l'esame, poi esce dall'ospedale, ma non lo so, almeno 7 ore, 6, 7 ore, 8 ore senza mangiare. Speriamo bene. Il viaggio continua. Arrivati a Milano, San Donato. Ciao. L'esame è fatto, ragazzi, la struttura è fantastica, qua sono stati davvero davvero molto bravi. Parla sempre male della sanità italiana, ma devo dire che qui a San Donato è ottimo, ottimo, ottimo. Ragazzi, dopo l'esame ho mangiato perché avevo una fame che morivo. E poi ormai ci siamo, anche centro commerciale. L'unico posto dove si mangia a quest'ora. L'unico posto dove si mangia a quest'ora, perché siamo in Italia. E in Italia si mangia solo fino alle 3. No comment. Sto posto è meraviglioso. Peccato che non si può comprare praticamente. Veramente carissimo. Al modico prezzo di 8 euro investimento per la casa. Allora,
ragazzi, se non sapete cosa regalarmi per il mio compleanno, ve lo faccio vedere io. Questo. Ok? Non guardate il prezzo che è indicativo, ecco. Divano vintage. Sgabello, stile vintage. Puffer peloso. Questo angolo ci piace. Cuisine. Ok, passeggiata a Viareggio per il tramonto, visto che siamo di strada, uniamo l'utile al dilettevole, passeggiata. Perché? Fare aperitivo. Sembra di essere quasi d'estate. Cioè, beccatevi questa, oh, non l'ho mai vista una vetrina così flashy. Wow.